Finisce 1-0 la partita tra Napoli e Fiorentina, la prima sconfitta di questa stagione per la squadra di Pioli, che non riesce a tenere il campo. Da ambedue le parti si sono viste due squadre appannate, però al 79esimo arriva il gol di Insigne che porta in vantaggio la squadra di Ancelotti. Tutto questo naturalmente ne parleremo tra pochissimo in casa Viola, con una Fiorentina che dovrà mettersi subito in marcia per quella che è la prossima gara tra meno di 3 giorni contro la Sampdoria, il recupero di mercoledì alle ore 19 a Genova, e poi naturalmente dovrà inanellare una serie di partite, un mini tour de force da qui a ottobre che dovrà vedere pronta e presente la squadra di mister Pioli, che dice dobbiamo essere subito carichi. Squadra visibilmente però stanca anche a fronte dei 13 nazionali che erano partiti con le rispettive nazionali. Tutto questo e molto altro, perché Casa Viola torna, è tornata per voi, per commentare insieme quelle che sono le partite di Serie A della domenica. Faremo il punto e naturalmente ci concentreremo su quella che è la Fiorentina, e lo faremo naturalmente insieme ai nostri ospiti, perché avremo con noi sempre tutte le domeniche il piacere di avere Michel Isler, che saluto e ringrazio per essere con noi. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Accanto a lui Tommaso Borghini, caporedattore del Brigino Ciao, Lucia. Sportivo. Buonasera a tutti. Buonasera. E alla mia sinistra, Dulcis in fundo, ho lasciato il pezzo forte di questa puntata, perché ovviamente Fortissimo. Ex giocatore della Fiorentina, grandissimo Alberto Malucci. Ciao, grazie buonasera. Per essere con noi Alberto. Grazie. Naturalmente ci accompagnerai anche tu nelle domeniche di casa Viola, e vado dall'altra parte dello studio perché ho da presentare anche il mio fidato compagno d'avventura di casa Viola, che è Gabriele Taverna, il nostro redattore, che naturalmente interagirà con noi in live in studio. Ciao Gabriele. Ciao Lucia, buonasera a te e a tutti i nostri telespettatori. Gabriele Taverni, che fa parte della squadra di Fiorentina News, capitanata dal direttore Stefano Del Corona, che ringrazio e saluto, e che dove potrete trovarci anche live streaming, quindi sulla pagina e sul sito di fiorentinanews.com, come sulla pagina Facebook di Toscana TV. Naturalmente potete anche scriverci su Toscana TV, la pagina Facebook, su quella di Casa Viola, ovviamente sempre su Facebook, oltre naturalmente ai nostri SMS. Gabriele adesso ci ricorda il numero di telefono. Numero di telefono 342 19 71 871, dove potete scriverci. Naturalmente sbizzarritevi, perché ci sono tantissimi temi dove naturalmente noi dobbiamo andarci a concentrare. Fate tutte le domande del caso agli ospiti in studio. Allora, partiamo naturalmente innanzitutto con quella che è la classifica e con i risultati delle gare. In questo momento si sta giocando Cagliari-Milan, e già la squadra rossonera di Gattuso è in svantaggio di un gol, perché già si è sbloccato il risultato nei primi minuti di gara. Siamo adesso al 36esimo, e mentre vediamo anche le schermate, Gabriele ci fa un piccolo assunto di quello che è successo al Sant'Elia. Sì Lucia, al Sant'Elia siamo al 35esimo minuto della prima frazione di gioco, e il Cagliari conduce sul Milan per 1-0. Ha segnato Joao Pedro dopo appena 4 minuti di gioco, dopo che Pavoletti aveva colpito un palo dopo appunto pochissimi minuti di gioco. Il Milan si è riversato immediatamente all'attacco, alla ricerca del gol del pareggio, e con Rodriguez è quasi riuscito a pareggiare dopo appena 5 minuti dal vantaggio degli isolani. Il Cagliari poi, nonostante il forcing rossonero dopo lo svantaggio, è riuscito comunque sia a ribaltare diverse situazioni di gioco, e con Barella ha sfiorato addirittura il raddoppio, dato che il giovane centrocampista italiano è riuscito a, con gran tiro, a colpire un palo dalla lunga distanza. Benissimo, grazie Gabriele per questo assunto di Cagliari-Milan, che è sempre ferma sull'1-0 al 37esimo del primo tempo. Andiamo allora con le schermate della classifica e di quello che è stata la giornata di campionato, che vedrà poi comunque andare a proseguire anche nella giornata di domani, perché ci saranno i posticipi, perché si giocherà naturalmente anche nella giornata di domani, oltre naturalmente a quella che è Cagliari-Milan. Allora, vediamo la classifica. Una Juventus che quest'oggi ha sbancato contro il Sassuolo, e 2-1 il punteggio finale, dove si è visto anche un Babacar su rigore Sigale appunto per il Sassuolo, e che ha poi fatto vedere anche una maglietta molto speciale che aveva sotto, quella di ordinanza appunto della squadra, che è
dedicata proprio a Davide Astori, insomma, l'ex giocatore della Fiorentina non poteva esimiarsi naturalmente dal ricordare, insomma, il suo capitano, ma soprattutto ci ha fatto vedere la Juventus come si sia sbloccato finalmente Cristiano Ronaldo, acclamato, insomma, dai più per trovare un gol, e oggi ne ha siglati addirittura due, quindi inizia la sua stagione con una doppietta al Sassuolo. E poi ancora gli altri risultati li abbiamo appena visti in sovraimpressioni: domani si giocherà alle 20:30 Spal-Atalanta, quindi questo per quanto riguarda naturalmente fare un po' il punto. Il punto invece per quanto riguarda la Fiorentina lo facciamo insieme a Michel Isler. Michel, il tuo editoriale come di consueto per andare a riassumere i punti cardine di questa giornata di campionato a tinte viola. Dunque, che non sarebbe stato facile fare il risultato lo sapevano tutti. Un Napoli con qualche problema e con lo 0-3 subito a Genova da metabolizzare era avversario comunque complicato per i suoi ben noti valori collettivi ed individuali. Ma la realtà ha invece presentato una squadra certo non strepitosa e come tale abbordabile. Qui però vengono in luce i difetti di una Fiorentina sì volenterosa, ma come ha ammesso lo stesso Pioli, troppo portata ad errori di varia natura, un paio dei quali pagati a caro prezzo in occasione del gol di Insigne. Insomma, la sensazione è che una Fiorentina più decisa, più concentrata e magari anche più coraggiosa avrebbe potuto tornare almeno con un pari a Firenze. Rispetto alle vittoriose prestazioni con Chievo ed Udinese, il passo indietro è apparso chiaro, anche se è ovvio che la squadra di Ancelotti è ben superiore a veronesi e friulani. Occorrerà ancora tempo, dunque, per capire di che pasta è fatta la viola, dove potrebbe arrivare. Intanto mercoledì si potrebbe già comunque capire qualcosa di più nel match contro una Sampdoria in gran forma e da molti considerata anch'essa pretendente ad un posto in Europa League, al pari di una Fiorentina che se vorrà essere competitiva dovrà assolutamente evitare o almeno limitare gli errori commessi a Napoli. E grazie mille a Michel Isler per questo riassunto di questa giornata di campionato che vede la Fiorentina appunto perdere per la prima volta contro il Napoli, prima sconfitta di questa annata. Hai parlato appunto della Sampdoria che invece ha trovato un risultato veramente roboante, 1-0-5 con il Frosinone. Visto che concludiamo, diciamo, quella che è la giornata di campionato, ricordiamo insomma questo fatto un po' abbastanza spiacevole che è accaduto nella partita tra Juventus e Sassuolo, perché insomma si è reso protagonista di un gesto insomma veramente poco carino nei confronti di Francesco, e parliamo ovviamente di Douglas Costa, ecco, scusatemi, che ha sputato a Di Francesco, e poi ci sono state le scuse tramite Instagram, però ovviamente ci saranno i provvedimenti a livello appunto arbitrale. Io credo, ho calcato i campi, credo che la cosa più molto brutto, no Alberto? Più vigliacca. Sì, è questo, lo sputo è una cosa veramente vergognosa, è veramente a commentare anche imbarazzante. Si può dire di tutto, di sfottò, tu puoi offendere perché tanto l'offesa all'ordine del giorno, però lo sputo no, sinceramente no, è una cosa che non ci sta nello sport, insomma, in tutte le situazioni. Quindi è stata una cosa vergognosa, spero che appunto venga sanzionata questo gesto. E detto questo, dove si deve andare? Sulla Fiorentina si va? Sì, innanzitutto facciamo un piccolo excursus, perché Pioli e la compagine della Fiorentina non si fermano mai, perché erano presenti al Castellani per andare per vedere quella che è stata la partita tra Empoli e Lazio, finita poi 0-1. Erano presenti Antognoni, Pioli e lo stesso Corvino. Sì, posso fare un saluto? Certo, almeno, sì, come mi avevi detto, prego. Stasera lì a casa mia, scusate se vado fuori tema, c'è una festicciola, perché siccome sono tutti contenti di tornare a scuola domani, allora hanno fatto questa festicciola, mi hanno detto di salutare. Buon augurio, ecco. Hanno fatto questo gruppo anche sul telefono, i culeti. Sarà di buon auspicio. Ciao a tutti, fate a modino, mi raccomando. E noi salutiamo con loro. E mentre Pioli e la compagine della Fiorentina erano a Castellani, Della Valle erano invece in Inghilterra, a Londra, per aprire quella che è la nuova casa della Tots. E abbiamo anche una fotografia, li vediamo proprio per l'inaugurazione di questa nuova casa targata Tots. Allora, Tommaso Borghini, abbiamo ascoltato l'editoriale di Michel Isler. Ti chiedo in prima analisi un punto, secondo te, di quella che
la Fiorentina vista al San Paolo. Si è tornati un po' indietro, non si è visto, diciamo, quella verve presentata nei match contro Chieve Udinese? Ma secondo me, io sono d'accordo con Michel sul fatto che cioè, bisogna aspettare, no, a giudicare questa squadra, perché così come eravamo esaltati dalle prime due vittorie, non possiamo adesso deprimerci in maniera eccessiva dopo questa sconfitta. Fino al, diciamo, alla sostituzione di Veretout e Gerson, arrivate praticamente una dopo l'altra, a me la Fiorentina era piaciuta. È stata una squadra che comunque ha tenuto il campo, ha risposto al Napoli, ha creato anche le sue occasioni, non ha subito più di tanto. Nel momento in cui sono usciti questi due giocatori, certamente io non voglio gettare la croce addosso a Pioli, perché probabilmente se li ha tolti avrà avuto le sue buone ragioni, probabilmente Veretout non aveva i classici 90 minuti nelle gambe, Gerson avrà accusato la fatica, però ecco, in quel momento la Fiorentina è cambiata e ha perso lucidità nella costruzione, ha cominciato a buttare via il pallone, a non ripartire mai, e a quel punto il Napoli ha naturalmente alzato il baricentro ed è arrivato il gol che era prevedibile purtroppo di Immobile. Poteva anche finire 0-0, non sarebbe stato uno scandalo, ma in quel caso lì si sa, no, che rischi, se non riparti mai, di prendere il gol. Quindi io credo che siano emersi qualche lacuna a centrocampo. Intanto non abbiamo non abbiamo il sostituto di Badel, e Veretout fa fatica in quel ruolo lì, questa è una lacuna emersa. E poi è emersa un'altra lacuna, cioè ci manca il vice Simeone, un uomo in grado di dare respiro a Simeone, che ieri dopo 45-50 minuti di gioco era palesemente in crisi, non ce la faceva più, era stanco probabilmente dalla trasferta con la nazionale, e lì ci è mancato anche, no, un attaccante che sapesse tenere un po' sulla squadra. Ecco, queste mi sembrano le lacune emerse, però ripeto, non la bocciamo questa Fiorentina, perché io la voglio rivedere a Genova, la voglio rivedere poi soprattutto nelle prossime, ecco, impegni. Il punto nazionale è stato citato anche dallo stesso Pioli in conferenza stampa post gara. Allora vado da Gabriele Taverni, perché erano addirittura 13 convocati dalle rispettive nazionali, e quindi si ne vince, insomma, uno sforzo abbastanza importante, perché molti di loro sono stati in campo anche per i 90 minuti. Gabriele? Sì, Lucia, erano veramente tanti questa volta, forse come non succedeva da tempo. E chiaramente hanno spiccato molto, sono riusciti a far parlare molto di sé i due giovani talenti maggiori della Fiorentina, come Simeone e Chiesa, perché Chiesa nella prima partita contro la Polonia è entrato e ha praticamente spaccato la gara, riuscendo a guadagnarsi un rigore per la nazionale italiana, appunto, e non portando appunto il pareggio alla squadra di Mancini. Simeone dal canto suo invece all'esordio, dopo più di 20 anni dell'ultimo centravanti argentino che è stato a Firenze, all'esordio con la nazionale argentina è riuscito addirittura a segnare. Quindi un bilancio dei big, diciamo così, un bilancio dei big più che positivo per quanto riguarda i nazionali viola. E in più c'è stato anche due gare giocate da Hansko nella Repubblica Ceca Under 21, tra cui il 3-0 contro l'Italia dei parità. Benissimo, grazie Gabriele Taverni. Alberto, quanto può influire, come ha detto lo stesso Pioli, comunque la partecipazione alle nazionali e comunque soprattutto magari quei giocatori come per esempio Pezzella e Simeone, che attraversano un viaggio molto importante, perché Simeone in nazionale lo abbiamo visto con una garra, come dicono appunto, dalle sue parti importante, poi è tornato a casa e lo abbiamo visto un po' spaesato lì nel mezzo all'area. Ma è chiaro che comunque questi problemi qui non è che ce l'ha solamente la Fiorentina, ce l'hanno un po' tutte le squadre, quindi se si può accusare o meno, sono giocatori importanti che ovviamente vanno fatti giocare, anche se devono attraversare veramente, devono fare tanti chilometri. Io per riacciarmi alla partita, sono d'accordo con entrambi, nel senso che... Però noi siamo su posizioni diverse. Sì, 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 però siccome ho sentito Tommaso che ha detto che è una Fiorentina positiva, sono d'accordo con lui, sono d'accordo su una piccola parte tua dove abbiamo un attimino... No, l'ha detto Pioli, errori. Molto bene in campo, questa è la parte che ho visto io, siamo stati molto bene in campo, e tatticamente siamo stati bravi, abbiamo sbagliato due o tre cosettine nel punto cardine dove c'è stato poi il gol, e a livello tecnico siamo mancati un po' il secondo tempo, questo sì.
siamo stati un po' leggerini. Come conclusione rispetto a Napoli, non c'è stata gara. Napoli le conclusioni che ha fatto, Michel, scusami se ti interrompo, ha fatto la conclusione di Immobile e poi nella fase, di Insigne e nella fase finale della partita, non ha creato grandi pericoli. Le parate di Dragoschi, a parte dopo il gol che poi la Fiorentina si è sbilanciata, le parate di Dragoschi non ne ricordo una, a parte quella su Zielinski. Ma le occasioni del Napoli di Insigne, per esempio nel primo tempo sul passaggio di non mi ricordo chi, ma è normale concedere, qualcosa se il Napoli finisce il primo tempo in vantaggio. Avete fatto un'analisi completa, nel senso che ha detto Tommaso che è stata bene in campo e tutto, quello che ho pensato io. Siamo stati meno, è mancato un po' a livello tecnico il secondo tempo, abbiamo perso troppi palloni. Scusatemi ragazzi, ma quanti tiri nello specchio della porta avete visto? Siamo stati molto leggeri. La Fiorentina ha fatto dalla distanza, essere più pericolosi, siamo stati leggeri. Ha concluso con Essiric dalla distanza, poi Chiesa anche ha avuto un'occasione, la palla è uscita di poco. Chiesa ha rubato palla. Sono due conclusioni, tre conclusioni. Ho capito, Michel. Fuori dallo specchio della porta. Siamo d'accordo su questo. Che è stata una prestazione. Ma la difficoltà di giocare al San Paolo non è un attimo, perché stiamo sforando naturalmente per quanto riguarda la pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Diteci la vostra, siete d'accordo con Michel, con Borghini o con Malucci? Mandateci i vostri messaggi giudice. In sovraimpressione, leggete il nostro numero, fateci sapere la vostra e commentiamo insieme. A fra poco. S Infissi è punto vendita di infissi in PVC, legno, alluminio, porte, blindati e grate di sicurezza. AS Infissi vi aspetta presso il nuovo showroom, con personale altamente qualificato per proporvi la soluzione ideale alle vostre esigenze. AS Infissi offre servizio completo, sopralluoghi preventivi e montaggi a cura dei propri installatori specializzati e certificati Posa Clima. AS Infissi, a Campi Bisenzio, via Ugo Novelli numero 2, zona S Lunga Idron. Milano Piante, in via di Scandicci 265 a Firenze, è l'esempio di un perfetto connubio tra tecniche tradizionali e conoscenze innovative in campo agrotecnico. Milano Piante è un'azienda specializzata in piante ornamentali, piante da fiori e offre un vasto assortimento di arbusti, alberatura, palmacee e rampicanti. Qui troverete anche tutto quello che serve per prendervi cura del vostro giardino e inoltre le piscine, ideali per rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Sono Stefano Marchetti, broker titolare di Remax Rinascimento. Remax Rinascimento non è la classica agenzia immobiliare, ma uno studio associato di agenti immobiliari professionisti. Noi condividiamo la stessa struttura e operiamo quindi in totale sinergia. Così facendo abbiamo molti più acquirenti per il tuo immobile in vendita e nel caso tu stessi cercando casa, un'offerta molto più ampia e variegata. Mettici alla prova, chiamaci, noi siamo pronti! Sei un bravo agente immobiliare? Vuoi diventarlo? Chiama oggi Remax Rinascimento per un colloquio. Eccoci tornati in diretta con Casa Viola, le 21:23 negli studi di Casa Viola, ma naturalmente anche a casa seduti sui vostri divani. Parte una nuova stagione di Casa Viola, tutto a tinte viola, ovviamente come il nostro studio, come le immagini che vedete alle nostre spalle, dove racconteremo ovviamente di Fiorentina e di quella che è naturalmente la giornata di Serie A. In questo momento si sta svolgendo, anzi siamo nell'intervallo di quella che è tra Cagliari e Milan, punteggio appunto fermo sull'1-0 per il Cagliari, quindi anche la squadra di Gattuso è in difficoltà, come la maggior parte insomma delle big in questo momento stanno soffrendo questo inizio di campionato, vuoi per i nazionali partiti, come diceva proprio lo stesso Alberto Malucci con noi in studio insieme a Michel Isler, insieme a Tommaso Borghini, che stanno commentando insieme a noi quella che è la partita contro il Napoli. Allora volevo prima di tutto far vedere le foto dietro di noi, perché siamo scesi in campo al
San Paolo con la maglietta rossa. Questo proprio per simboleggiare quelli che sono i quattro quartieri, questa bellissima iniziativa della Fiorentina, e tra l'altro i rossi che hanno vinto anche la, il trofeo, il torneo, scusate, della, di giugno, quindi del, del calcio storico. Quindi portiamo avanti questa bellissima iniziativa e soprattutto siamo scesi con il lutto al braccio per Galdiolo che purtroppo ci ha lasciati però dopo una malattia veramente importante. Tra poco ci torneremo grazie anche al fotocuizzone di Stefano Borgi del Museo della Fiorentina. Faccio commentare subito in prima analisi ad Alberto questa situazione della fascia, visto che ne ho accennato adesso, perché c'è stata la deroga da parte della Lega al pro all'unanime, ovviamente, perfetto. Per quindi ci fanno stare tranquilli, ci fanno stare tranquilli un anno, poi il prossimo anno si ripeterà. Sì, perché ha detto questo Michichè, quindi nel senso il prossimo anno, ma poi dico io, no, con tutti i problemi che abbiamo, no, in federazione per tutto, si va a pensare a una fascia da capitano, ragazzi, ma se no qui ci si prende un attimino in giro. È una cosa veramente allucinante, cioè c'è tanti problemi da risolvere, no? Da far ripartire il calcio italiano e si va a pensare alla regola di cosa? Della fascia da capitano. E la vediamo la fascia che porta in alto Pezzella, le sue parole sono state bellissime, la fascia che indossa. Ma io guarda, è una cosa veramente grave. Io dico, dentro c'è Firenze cosa con la sua anima e c'è pure Davide, le sue iniziali, il suo nome, il nostro tutto. La scorsa stagione, dopo la scomparsa del nostro capitano, ci hanno portate quattro, una l'ha portata Milan Badel, questa ce l'ho io. Non so se siamo stati bravi o determinanti, so solo che noi volevamo rispettare il significato, il sentimento di unità che accomuna tutti, tifosi, società e squadra. Se siamo questo è grazie a Davide. Parole, ma è un'infrazione, cioè gravissima, portare una fascia così è un'infrazione. Sì, no, ma sapete, perché, perché vogliono fare questa cosa la Lega? Perché il progetto è poi quello di creare spazio per sponsorizzare la fascia, chiaro, e questa chiaro, secondo me la trovo la cosa più vergognosa di tutti, perché la vogliono far passare come la, la necessità di sobrietà, di uniformità, eccetera. La realtà è che in progetto c'è quello di poter creare uno spazio all'interno della fascia per dare poi sopra la fascia uno sponsor. Le regole devono essere l'aspetto più brutto di questa vicenda, no? E quindi per questo magari dicono aspetta un anno, poi vedremo. Ecco, la Fiorentina deve combattere, e quando combatte, si è visto in questa vicenda, la Fiorentina in prima persona, quando combatte ottiene, e questo al di là della delicatezza dell'argomento, io può essere preso anche come spunto, cioè la Fiorentina deve essere presente in Lega, cioè deve essere più presente, perché con la presenza guardiamo cosa fanno i vari Lotito, certo, quelli che sono presenti alla fine ottengono, e quindi la Fiorentina deve essere presente, perché certe le battaglie si vincono con la presenza, non stando con lo snobismo. Certo. Il calcio è sempre questo. E allora fateci sapere la vostra, scriveteci. Intanto Gabriele, abbiamo qualche messaggio? Sì, abbiamo qualche messaggio soprattutto per i nostri ospiti, e il primo che vi vado a leggere è questo di Antonio da Sestola: cosa ne pensate della prestazione di Essérik? Essérik, beh, se ne è parlato tanto, vero Michel? Adesso ne parliamo anche tra i singoli, proprio sì, con le tue pagelle. E così partiamo e parliamo dei singoli e ci concentriamo anche su Essérik, così rispondiamo anche al nostro amico di Sestola. Allora, vediamo in sovraimpressione le pagelle di Michel Isler e iniziamo a parlare delle prestazioni dei ragazzi. Allora, si parte con Dragoschi, tanto atteso questo Dragoschi, perché la fonte, ricordiamo, secondo me è stata la nota più lieta anche in relazione a quelle che erano le aspettative, diciamoci la verità. Il popolo viola era parecchio preoccupato per la prestazione del portiere, perché Dragoschi non aveva fatto bene nelle poche occasioni in cui era stato chiamato in causa, perché sembrava che dovesse partire, dovesse essere venduto da un momento all'altro. Non è ben chiaro se non hanno trovato nessuno che lo volesse. 11 reti subite nelle 5 presenze messe insieme, insomma, nelle prime due stagioni alla Fiorentina, quindi lo scorre, insomma, non era esaltante. Ecco. La paura era tanta, ma invece il ragazzo, complimenti, perché è stato bravo. Uno dei migliori in campo. Per me è stato il migliore alla Fiorentina, infatti ho dato 7 a Chiesa, che è il secondo, gli unici due che secondo me i migliori, migliori, 6 e mezzo, ci spostiamo anche su Chiesa, quindi un 6 e mezzo. Siete d'accordo? Cosa ne pensi, Alberto? Sulle sufficienze sì, d'accordo, è stato sì, un po' su Dragoschi e Chiesa in questo momento, e secondo Michel sono i migliori. Essérik, perché Essérik secondo me nel secondo tempo
si è finito per perderlo un sì, po'. Però nel primo tempo invece non è Seric sì. dello scorso anno. No, ecco, no. Anche perché poi hai visto dove, come gioca, torna sì. indietro parecchio. Da una mano insomma esatto, a compagni. Esatto. Tommaso, non sono tutti d'accordo su Seric. No, ma guarda, Seric sicuramente rispetto all'anno scorso è un altro giocatore, non c'è ombra di dubbio. L'anno scorso è stato a tratti impresentabile e quest'anno sta dando il suo contributo. E poi con lui riesce ad avere l'uomo in più a centrocampo perché rientra spesso. Il mio dubbio è questo, cioè se Pioli davvero vuol fare un 4-3-3 diciamo puro, ecco, Seric non mi sembra giocatore adatto, quindi credo che lui tutto il lavoro anche ha fatto quest'estate lo abbia fatto con l'idea di inserire Piazza, e quindi io credo che vedremo presto, spero che vedremo presto Piazza, e in quel caso lì la Fiorentina giocherà in maniera diversa, cioè con due esterni sono tre punte. Con due esterni più larghi però. Certo, Seric si però... accentra, va a cercare il pallone anche a centrocampo, con Piazza e Chiesa la situazione cambierebbe e la Fiorentina potrebbe trovare delle difficoltà da un certo punto di vista, però più imprevedibilità da un altro, quindi però credo che Seric sia il candidato. Tanto vediamo per... anche la formazione è ipotizzabile, scesa in campo. Sì, è ipotizzabile che quando ci sarà anche Piazza disponibile per bene e non come sì. l'altro giorno, sarà Seric a uscire. Ci sarà una specie di 4-3-2-1, ecco, nel senso che è impensabile che Chiesa e Piazza stiano fermi laggiù no, davanti. Assolutamente, il calcio moderno in fase offensiva e basta. Malucci lo sa benissimo, Alberto lo sa benissimo, il calcio moderno non prevede più nessuno, forse solo Icardi o pochi giocatori possono permettersi il lusso di stare là davanti e star fermi. È chiaro, però sarà un modo di giocare diverso della Fiorentina nel momento in cui Pioli cambierà Seric con Piazza, perché Piazza sta più largo, ma rientra anche Piazza, non è uno che sta fermo lassù, ecco, è uno che rientra, l'abbiamo visto anche in qualche spezzone di partita con la Fiorentina, che è un giocatore che comunque rientra. Al netto che abbiamo detto, fa anche rima, che abbiamo uno dei tridenti più interessanti di questo campionato, ovvero Alberto Malucci, ma abbiamo, come sosteneva proprio lo stesso Tommaso Borghini, un sostituto reale di Simeone, perché se ne sta parlando. Terò e Vlahovic, che è stato convocato tra l'altro, domani si gioca la partita con la della primavera contro il Chievo, è stato convocato da Bigica, quindi si sposta in primavera. Tu che idea ti sei fatto? Abbiamo un vice Simeone? Te lo dirò al momento che Simeone sarà da una parte per qualche, che ne so, per qualche cosa, con Terò e con Vlahovic, a vedere un attimino se sono all'altezza di Simeone. Al momento no, al momento vedo proprio una mancanza in quel ruolo. E no, potremmo... anche perché la società, mi pare, Tommy, che avesse optato proprio per Vlahovic come... Sì, come l'idea è quella. Prima... Cioè, quello che era emerso dal ritiro di Moena era questo. Anche perché Terò doveva essere ceduto e lui ha rifiutato di andare in Turchia e quindi è rimasto a Firenze. Quindi l'idea era Vlahovic, credo che comunque nella testa di Pioli ci sia... più Vlahovic che non Terò, che no, lo stesso c'è Terò. Un altro Greicar, come Greicar, anche lui è infortunato in questo periodo, però credo che nella gerarchia di Pioli il primo sia Vlahovic. Però si potrebbe anche optare Michel per un falso 9, in questo caso prendiamo in dimira Miraglias, ma contro il Napoli, insomma, da costruire c'era ben poco, però potrebbe essere una soluzione. Anche Miraglias va visto, io onestamente non ci addentriamo, dici, ecco. Ma la cosa particolare è proprio questa, Michel, cioè che noi stiamo giudicando una Fiorentina nella quale non abbiamo praticamente mai visto Piazza e neanche Miraglias. Per quello hai visto anche il portiere. Abbiamo visto pochissimo Lafont. Veretout è entrato ora, ha giocato un'ora a Napoli. Quindi quattro giocatori che sono praticamente tra i più forti in teoria che hai a disposizione. No? Comunque su cui è centrato il mercato, Piazza, Miraglias e Lafont. E questi non li abbiamo ancora visti. E quindi è tutto lì, no, da capire la forza reale di questa Fiorentina, per questo prima dicevo che non si può bocciare adesso, bisogna ancora scoprirla. Allora, nel frattempo è in scena nuovamente la partita tra Cagliari e Milan, 1-0, sempre fermo il risultato. Gabriele, è successo qualcosa nel frattempo? No, per il momento no, la seconda frazione di gioco è ripartita da circa un minuto, quindi per il momento ecco, il Milan ha tentato subito di...
di riproporsi subito in avanti, però per il momento ecco tutto, c'era tutto un come prima. Imbervito. Sì, molto. Ringhio. Bene, riguardiamo appunto le pagelle, continuiamo e finiamo di commentare insieme, sì, a Michel Isler. Allora, Milenkovic, passiamo alla difesa. La difesa a me non... Pezzella, cioè, Ugo Biraghi. Io ribadisco che Kennedy e Tommaso sono del parere, ecco, che Pezzella, il Napoli ha creato tante occasioni. Ha avuto delle occasioni. No, tante no, però ne ha avute. No, io dico parate di Dragoschi, però... Parate Dragoschi una, perché il Napoli è stato anche impreciso nella conclusione. Ma perché Michel a Ugo gli hai dato meno che altri? Gli ho dato 5, perché Ugo è stato chiamato in causa direttamente da Pioli, se ci pensi bene. Sì, no, sull'azione del gol. Sì, ma l'ha fatto un po' per alleggerire anche la responsabilità di Pezzella, secondo me. Siccome gli era stata fatta una domanda del tipo la Fiorentina si è accontentata, Pioli, per smentire questo fatto, cioè che la Fiorentina si sarebbe accontentata del pareggio, ha detto: se volevamo accontentarci, Ugo avrebbe fatto un rilancio in avanti su quel pallone da cui poi è scaturita l'azione. Che ha cercato Pioli, ha detto a 10 minuti, adesso poi lo ascoltiamo. Pioli, cioè, mi è sembrato positivo Ugo, a parte questo errore, sai, però in una partita di questo genere a Napoli secondo me hanno fatto un'ottima partita i difensori hanno fatto un'ottima partita. L'errore, ti devo questo, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, Ugo poteva calciare sta palla, sì, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, non l'ho detto io, l'ha detto l'allenatore, se vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo in quella circostanza, se Pezzella era un attimino più brillante, bravo, veniva perché ha fatto questo 1-1. Per me il 5-5 invece del 6 nasce proprio da questo fatto. Pezzella qua è stato, cioè, sorpreso su quel Pezzella, passaggio. Forse Biraghi è stato un po' al di sotto, bravo, poi gli altri mi sono sembrati. E allora ce lo ascoltiamo giusto un attimo, Stefano Pioli nel post-gara della conferenza stampa proprio su questo tema. Prego la regia con Stefano Pioli. Pensavi, hai preso il gol quando forse tutti, anche te, pensavi di averla, uso un verbo, sgamata, nel senso che il Napoli poco prima di fare il gol aveva un pochino rallentato, tante palle morte, tanti falletti, tempo che si perdeva, di lì arrivare al 90esimo avevamo sperato. Invece hai preso gol, hai buttato dentro Piaha, questa sconfitta che peso può avere? Grazie. No, di averla sgamata no, perché tanto le partite finiscono al 95esimo, quindi assolutamente. Tra l'altro non ero neanche così attento al minutaggio, perché però giustamente ormai la sfuriata al Napoli, il Napoli l'aveva fatta e ci è mancato poco, ma ci è mancato un po' di qualità, secondo me un po' di qualità soprattutto nel recupero palla, dopo abbiamo recuperato tanti palloni ma ne abbiamo sbagliati tanti e non sempre sotto pressione, quindi come è successo poi nell'occasione subita. È un peccato perché la squadra ha lavorato tanto, corso tanto, si è sacrificata tanto, ha giocato io direi quasi alla pari con un avversario molto forte. E c'erano però delle situazioni dove il rammarico, ci sono state delle situazioni dove con un po' più di precisione, con un po' più di velocità potevamo veramente portare a casa il risultato positivo, quindi il rimpianto c'è. Ciao. Prego. Stefano, senti, ciao. Un paio di cose. La prima, ti chiedo, Piazza è in recupero di condizione, no? Ce l'avevi già spiegato, deve arrivare al 100%. Avevi pensato di metterlo prima oppure no? Oppure questo era il suo minutaggio? No, lui ha giocato già di più del minutaggio di stasera, che Veretout l'ho visto, sia Veretout che Gerson li ho visti faticati, il Napoli stava spingendo, mi sembrava che fosse il momento giusto di mettere energie fresche dentro il campo, in mezzo al campo, e ho fatto due cambi nel centrocampo, e quindi c'erano giocatori che arrivavano dai nazionali, c'erano giocatori che erano molto stanchi, quindi ho aspettato alla fine a fare il terzo cambio perché non volevo rimanere poi eventualmente in difficoltà col cambio. Ma Piazza ha qualche minuto in più sicuramente, credo che presto potrà giocare, ma adesso non concentriamoci troppo su Marco, capisco le aspettative, ma dobbiamo concentrarci sulla squadra. È un peccato perché c'erano le possibilità per portare a casa un risultato positivo contro un avversario molto forte. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, mi è piaciuta anche la personalità, siamo venuti qua a giocarcela, abbiamo stretto detti quando il Napoli ci ha obbligato a difenderci.
Ecco, e queste le dichiarazioni di Stefano Pioli, proprio nel post-gara, un po' come quello che abbiamo commentato insieme ad Alberto Malucci, Michele Isola e Tommaso Borghini. Ci torniamo naturalmente a focalizzare su questo, perché dobbiamo anche finire di vedere quelle che sono le pagelle di Michele Isola e anche andare a vedere quello che succede al Sant'Elia, sempre 1-0 tra Cagliari e Milan nel posticipo di questa giornata di campionato. Tra poco. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese tutte le festività. Certo, è il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Pirucci Agricoltura è la tua agraria di fiducia. Nei nostri punti vendita di Quarrata e Montale puoi trovare i migliori prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio e l'allevamento e un'accurata scelta di prodotti alimentari tipici locali. Una gamma completa di sementi, fertilizzanti, fitofarmaci e mezzi tecnici specifici per enologia, olivicoltura e florovivaismo. Il nostro personale specializzato è in grado di assistere al meglio tutti i clienti, dal lobbista all'azienda agricola. Sono Stefano Marchetti, broker titolare di Remax Rinascimento. Remax Rinascimento non è la classica agenzia immobiliare, ma uno studio associato di agenti immobiliari professionisti. Noi condividiamo la stessa struttura e operiamo quindi in totale sinergia. Così facendo abbiamo molti più acquirenti per il tuo immobile in vendita e nel caso tu stessi cercando casa, un'offerta molto più ampia e variegata. Mettici alla prova, chiamaci, noi siamo pronti! Sei un bravo agente immobiliare? Vuoi diventarlo? Chiama oggi Remax Rinascimento per un colloquio. Non hai ancora acquistato i libri per la scuola? Vieni a comprare libri nuovi ed usati in Via Laura. Vendi i libri che non usi più, te li paghiamo in contanti. E da quest'anno anche i libri delle elementari. Comprare libri usati è una scelta ecologica. Accettiamo il bonus cultura e il buono docente. Disponibile anche un ampio reparto cancelleria con tutte le marche a prezzi scontati. Visita il nostro sito e scarica la lista della tua scuola. Librerie Via Laura ti aspettano a Firenze e Pistoia. Tornati in diretta con Casa Viola, che torna per una nuova stagione da passare insieme. Scriveteci al 342 1971 871 e fateci sapere la vostra sui temi trattati, di quella che è stata la prima sconfitta al San Paolo per la Fiorentina dopo le due belle prestazioni contro Chievo e Udinese. Ma stiamo seguendo anche il live di Cagliari e Milan 1-0 al Sant'Elia, con Gabriele Taverni che naturalmente ci prenderà la linea nel momento in cui succederà qualcosa di importante. Gabriele, abbiamo anche dei messaggini ancora, no? Mi dicevi. Sì. I nostri amici a casa. Innanzitutto do un aggiornamento social che sì. Dragoschi ha postato su Instagram un lottiamo, tra virgolette, una foto insieme a Veretù. Quindi ecco, quello che dovrebbe essere, questa è la carica di quello che dovrebbe essere il portiere titolare della Fiorentina ancora una volta anche a Genova, fino al ritorno probabile di Lafon. Certo. Domenica prossima. E in più sì, abbiamo un messaggio di Luciano da Empoli che ci chiede: ma i fallacci reiterati di Koulibaly su Simeone e sorvolati molto colpevolmente dall'arbitro, sì, non sono da prova TV e possibili in sanzioni come la bestemmia del calciatore dell'Udinese? In questo caso era, certo, era Mandragora. E adesso ci concentriamo anche sulla situazione arbitraggio. Ecco, nel frattempo si sblocca il risultato al Sant'Elia, un pareggio, quindi 1-1 Higuain. Bene, torna quindi dopo Cristiano Ronaldo, anche Higuain mette lo zampino sul risultato per portare a pareggio, insomma, il suo Milan. Quindi Higuain, vero Gabriele, una bella azione. Sì, 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 ha segnato Higuain e il primo gol con la maglia del Milan, e quindi ora vedremo molto probabilmente una partita più bella. È l'uscita del portiere, insomma, è stata l'uscita un po' del Fiorentino Cragno. Sì, Cragno è andato ricordiamolo, Cragno, insomma, reduce anche lui dalla convocazione in nazionale, tra l'altro Fiorentino, Doc, come
ci ha detto proprio da Coverciano. E allora concludiamo le pagelle, poi andiamo a vedere quelle che sono state la situazione anche di pagelle sull'arbitraggio. Quindi Michele, eravamo sul centrocampo, giusto? Sì, il centrocampo Veretout, Benassi, Benassi non è stato il Benassi delle altre partite. Veretout è da verificare in questo nuovo ruolo di regista, poi è stato sostituito anche, credo, perché aveva un po' di debito di ossigeno. E poi Gerson, che insomma, avendo negli occhi la bella prestazione nel Chievo, ieri era obiettivamente, almeno a mio avviso, da tutt'altre parti, insomma, non era il Gerson brillante di due partite fa. Siete concordi sul centrocampo, Alberto? Cosa dici? Sì, avevi dato mezzo punto. Ci eravamo concentrati su Veretout in cabina di regia, insomma, e mi dicevi che secondo te potrebbe esserci anche Edmilson, no? Che potrebbe andarla a sostituire. Sì, però poi dopo diventa un po' un problema fare la formazione, perché Gerson secondo me ha tanta qualità e non lo puoi togliere. Benassi all'inizio di questo campionato ha fatto benissimo, il bomber della squadra, non lo puoi togliere. Quindi alla fine quello che ne fa insomma è più insomma il centrocampista Fernandez, insomma, che fa certo un po' più fatica. E non l'ho visto malissimo, è vero tu, anche se secondo me gli leviamo quella spinta che lui ha e ci ha mostrato lo scorso anno, queste verticalizzazioni che ha con la palla e senza palla. E chiaramente lì in mezzo al campo lo limita parecchio. E credo che la Fiorentina si debba focalizzare appunto su un centrocampista basso e su un attaccante, perché ieri quello che ci ha mancato un po' il mantenimento della palla in delle situazioni che poteva... Infatti Pioli, quando parla degli errori, parla proprio nel palleggio, perché girare questa palla. Sai, con Pizzarro, con Badeli, era un'altra cosa. Questi sono giocatori più di inserimento, sono giocatori più di... No. Anche se non mi è dispiaciuto, però si vede che è un po' un leone in gabbia, no? Certo. Tu ci hai abituato anche a queste verticalizzazioni. Anche perché i centrocampisti devono anche creare le opportunità per gli attaccanti. Assolutamente. E obiettivamente ieri sotto questo profilo non si è visto molto. Le poche occasioni della Fiorentina sono legate a Chiesa. Sì. Come lo scorso anno. Infatti andiamo sull'attacco, vero sì. Michel? Quindi Chiesa io avevi dato un 6 e ha fatto quell'azione strepitosa raggiungendo Dragoschi, ecco, lì, ecco. C'è una domanda a Alberto. Per Alberto. Hai presente l'azione più bella che ha fatto Chiesa, cioè quella andando via nel secondo tempo? Raggiungendo la linea di fondo e poi la mette arretrata, raso terra indietro. È stata una cosa fantastica. È stata bella, però ti dice Benassi che non riesce a pigliarla per poco. Allora, o era poco preciso il passaggio o era Benassi in anticipo. Che ne pensi, Alberto? Allora, lì, quella situazione lì, su 100 volte che un esterno va sulla fascia, 99 volte la mette sempre dietro, la mette. Sì. Quindi deve essere un po' più scalto e capire, leggere prima. Benassi doveva capire dove l'avrebbe. Oppure se Simeone avesse magari letto anche lui prima la situazione, che Benassi fosse andato incontro, magari si doveva ritrarre lui. Sì, ma Chiesa la dà a Benassi. Sì. Però Simeone era dall'altra parte. Sì, magari uno dei due doveva prendere e fare il movimento di andare e tornare dietro, perché come dicevo prima, 99 su 100 la palla un attaccante la mette sempre. Certo. Vedi qualche occasione si è creata. Mancando nell'ultimo passaggio, ma le situazioni la Fiorentina le ha create per essere pericolosa, non dico per andare a concludere, però per tenere soprattutto il pallone lontano dalla propria area fino all'ora di gioco. Nel momento in cui all'ora di gioco Pioli ha fatto quel doppio cambio lì, la Fiorentina ha tirato i remi in barca, ha pensato al pareggio esclusivamente, ed è lì che si è perso la partita, secondo me. E poi, se posso dire una cosa al volo, certo, per Genova, visto che siamo in proiezione partita di Genova e parlavamo dei giocatori, delle prestazioni, io penserei a una formazione, non la farà sicuramente Pioli, però penserei a mettere Edmilson nella posizione centrale, rimettendo Veretout nella sua posizione di mezzala insieme a Benassi e avanzando la posizione di Gerson sulla stessa linea, e quindi Essérik, secondo me, può
Quindi anche perché ha giocato 90 minuti a Roma e quindi può tranquillamente riposare Selic, avanzerei Gerson e mi sembrerebbe una Fiorentina più compatta e riporterei Veretout nella sua posizione di mezzala dove può inserirsi ed è vero, è un leone in gabbia adesso, lo vedi, sì. Porta palla, un regista che porta palla in quella maniera lì non va bene, non ha la visione di gioco che aveva Badel. Pizarro era un'altra cosa, portava palla ma c'aveva anche la visione di gioco. Quello ora quando lo vedo Pioli gli devo fare la domanda, perché Gerson non lo vede come esterno alto lui. Non lo metto in dubbio, ma... No, glielo voglio fare questa domanda, perché lo scorso anno Gerson, quando venne qui con la Roma, devastò, cioè proprio Biraghi non lo vide mai. E giocò esterno alto. Però il suo campionato finì lì, Sì, vabbè. Però la Roma aveva una concorrenza diversa. Però la domanda che volevo fare a Stefano, che ha detto nelle interviste... Però sono già bloccate, dice, le corse. Sì, però ha detto proprio lui, che lui lo vede come centrocampista. Lui ha questa idea di farlo mezzala ed è un'ottima idea secondo me. Ma in certi casi, visto che adesso la Fiorentina deve cercare la collocazione giusta di riportare Veretout nella sua posizione, a Piazza ancora non è pronto, io insomma ci proverei, certamente Seric è bravo, sta dimostrando di essere comunque un giocatore diverso rispetto a quello che pensavamo. Certo. Ma insomma ogni tanto non può diventare adesso imprescindibile Seric. Io proverei anche Gerson più avanti, soprattutto per riportare Veretout nella sua anche posizione. Anche perché a cose normali, Seric va in panchina e gioca a Piazza. Però Piazza l'ha detto Pioli, no? L'ha detto anche prima, l'abbiamo sentito in conferenza, ha detto ha più minuti rispetto a quelli che gli ho fatto giocare ieri, però non ha ancora... È chiaro che non abbia ancora tutta la partita. La sua nazionale ha giocato 75 minuti. Questo è vero, ha giocato 75 minuti e quindi potrebbe farlo anche nella Fiorentina. Bene, su Pioli che punteggio diamo, Michel? Pioli purtroppo con il risultato che si è, che è maturato in quella maniera, con questi cambi che insomma lasciano, fanno un pochino... Cioè, un dato è certo, con i cambi si è preso il gol. Ma magari non l'avremmo preso ugualmente, però sì, lui ha cercato con l'innesto di Dabo e ha cercato secondo me di portare a casa il risultato. Però per ritornare anche alle occasioni, ieri per caso ho visto un po' di Inter Parma ha trovato ma il calcio si sa per dire e l'Inter di occasione ne avevo tante sbagliando. Abbiamo anche le dichiarazioni di Freitas che dice proprio questo, vero Gabriele, no? Che ci parla insomma di occasioni mancate. Sì, esatto, Freitas parla addirittura del fatto che alla Fiorentina mancavano 10 minuti per raggiungere il risultato, anche perché la Fiorentina chiaramente è andata a Napoli molto chiusa, come abbiamo potuto vedere tutti, molto chiusa dietro, cercando di non lasciare spazio dietro Pezzella e Vitor Hugo agli attaccanti del Napoli, che sono sempre molto bravi ad attaccare le spalle dei difensori. E vediamo anche grazie a Fiorentina News in sovraimpressione le parole proprio di Carlos Freitas: sono soddisfatto, ci mancavano giusto quei 10 minuti per portare a casa il pareggio. Rimango su Gabriele, volevi commentare? No, volevo sottolineare un fatto che mi pare che sia stato poco considerato, cioè che ieri si giocava contro il Napoli. Il Napoli è la squadra che dovrebbe essere, diciamo, cioè, l'occasione di trovare una grande un pochino così, perché non era certamente una strada. Però Michele, ci poteva stare. Il Napoli ha perso a Genova 3-0 nettamente. Sì, è la stessa squadra che ha vinto con la Lazio a Roma. Era un'occasione. Il fatto ha ragione Freitas, 10 minuti e finiva 0-0 e sarebbe stato un risultato. Io credo sia merito anche un po' della Fiorentina se ha giocato così maluccio il Napoli, anche se veniva da una trasferta disastrosa come quella di Marassi, però aveva tanta voglia anche di riscatto. E, insomma, mi sembra che Pioli abbia trovato le chiavi giuste per bloccare, però come ha detto Alberto, che hai detto anche te giustamente, a un certo punto ha deciso di tirare qui i famosi remi in barca troppo presto, secondo me. Ha dato un segnale alla squadra di cercare il pareggio e quindi stare tutti dietro, e lì Napoli è stato agevolato. Con il fatto che se lui, lo stesso Pioli, mi dice che la squadra ha fatto troppi errori,
il gol da un errore degli altri può arrivare da un momento all'altro. E allora andiamo invece a quelli a vedere se ci sono stati degli errori sull'arbitraggio, vero Gabriele? Perché abbiamo cercato di capire se il rigore c'era oppure no. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, che situazione si è creata. Sì, in quella circostanza Milenkovic si perde un po' Mertens in realtà, perché comunque sia non è stato molto reattivo a vedere Mertens che giungeva alle sue spalle. Però in realtà, ecco, la situazione rimane molto dubbia, anche se in ogni caso un minimo di contatto, diciamocelo, c'è stato. Poi comunque sia ci sono state tante altre situazioni che hanno soprattutto fatto... Soprattutto il giallo a Benassi, vero? Che sembra sì, che sì, anche ci sono state tante altre situazioni che hanno fatto infuriare... Sì. Prima, cioè... Infatti gli dobbiamo rispondere. Simeone è stato tartassato da Koulibaly, che esatto, non è stato nemmeno ammonito. Ed è clamorosa l'ammonizione mancata quando Simeone l'ha superato con una specie di tunnel, sì, ed è stato fermato con una sbracciata. Stessa situazione nella quale poi è stato ammonito poi da Bo più tardi, e quindi Koulibaly secondo me rischiava addirittura di non finirla quella partita, perché se prendeva quel giallo lì e poi ha fatto altri due o tre falli sempre da dietro su Simeone poteva non finirla, invece non è stato ammonito. Io credo che la distribuzione dei cartellini di ieri sia stata un po' troppo pro Napoli e poco pro Quindi Fiorentina. Punteggio, diciamo, 4 ammoniti nella Fiorentina, 1 nel Napoli. Michele, no, quanto diamo a tra l'altro Fabri? Lucia, ecco, Fabri è sempre stato, tra una piccola pillola statistica, ecco, è sempre stato un arbitro anche abbastanza favorevole, tra virgolette, per la Fiorentina. Quindi, sì. Ecco, però noi gli diamo, Michele, poi questo mezzo italo-americano, Michael Fabri, ecco, si chiama. 5, quanto sì, gli diamo? Diamo non è detto sia, magari un nome gli hanno dato. Visto. Allora, prima di andare in pubblicità, foto quizzone di Stefano Borgi, perché prima vi faccio la domanda e poi rispondiamo sul finale. Tutti attenti, in onore di Galdiolo, che ricordiamolo, come abbiamo detto all'inizio della nostra puntata, purtroppo ci ha lasciato, quindi dedicato a Galdiolo, difensore della Fiorentina del 1970 al 1980. La differenza di fisico fra lui e tutti gli altri. E appunto, scomparso proprio pochi giorni fa, l'8 settembre 2018, per una malattia neurodegenerativa che lo aveva colpito veramente da tanto tempo, era il 2010. Nella foto in bianco e nero vediamo proprio Galdiolo all'estrema sinistra nel 75, nel ritiro di massa, con Antognoni a destra, accanto all'allora presidente Viola Ugolino Golini, e dal centro Rodolfo Melloni, che sarà poi a sua volta presidente dal 77 al 79, in mezzo a due tifosi. Vi chiediamo, Giancarlo Galdiolo ha disputato 229 partite in Serie A con la Fiorentina, vincendo una Coppa Italia ed una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 75. In campionato Galdiolo ha segnato 3 gol con la maglia viola, tutte realizzate all'allora stadio comunale di Firenze. La domanda è questa, che poi andrete a rispondere più tardi. Di questi 3 gol sapete dirmene almeno 2? Quindi fate mente locale, va bene, noi giriamo la domanda al 342-1971, e adesso vi ridico il resto del numero di telefono che vedete in sovraimpressione, grazie anche a Gabriele Taverni, monitoriamo le risposte anche dei nostri amici a casa, che possono scriverci anche sulla pagina Facebook di Casa Viola di Toscana TV, oltre a seguirci live streaming anche su fiorentinanews.com, il tutto coadiuvato anche dalla redazione del Brivido Sportivo, quest'oggi incarnata dal nostro Tommaso Borghini. 342-1971-871. Quindi di questi 3 gol sapete dirmene almeno 2 di Galdiolo? Ci fermiamo solo un attimo, 1-1 sempre al Sant'Elia, rimanete con noi. Medical Sport 2 nasce nel 2003 a Pistoia, con l'obiettivo di promuovere il benessere. Da noi visite sportive agonistiche e non, fisioterapia, onde d'urto, laser alta potenza, TECAR, FP3, ginnastica posturale, ortopedico, otorino, cardiologo, eco color Doppler, holter pressorio e cardiaco. Medical Sport 2, via Giuseppe Donati 3 a Pistoia. Garantiamo un servizio sanitario adatto alle vostre aspettative.
AS Infissi e punto vendita di infissi in PVC, legno, alluminio, porte, blindati e grate di sicurezza. AS Infissi vi aspetta presso il nuovo showroom, con personale altamente qualificato per proporvi la soluzione ideale alle vostre esigenze. AS Infissi offre servizio completo, sopralluoghi preventivi e montaggi a cura dei propri installatori specializzati e certificati Posa Clima. AS Infissi, a Campi Bisenzio, via Ugo Novelli numero 2, zona S Lunga Idron. Data Medica Montecatini, dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica, ambulatori specialistici convenzionati e privati, centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un edificio storico appartenuto alle Terme di Montecatini. Data Medica Montecatini, disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Eccoci tornati in diretta a Casa Viola insieme ad Alberto Maluscia, Michele Isla, Tommaso Borghini ed anche a Gabriele Taverni, che ci naturalmente aggiorna su tutto quello che sta succedendo intorno alla Serie A, perché si sta ancora giocando con Cagliari e Milan sempre punteggio fermo sull'1-1 per questa giornata di campionato, che poi vedrà comunque anche domani. Abbiamo l'ultima partita, vero Gabriele, concluderà sì. Questa giornata di campionato con... Domani allora, intanto ti aggiorno sul Milan. Al Sant'Elia siamo al 72esimo e il risultato è sempre sull'1-1 con Suso che pochi minuti fa ha sfiorato il vantaggio per il Milan. Quindi comunque sia, i rossoneri sono sempre nella metà campo degli isolani. In ogni caso, quindi... Bene, domani ci sarà la partita alle 20:30 tra Spal e Atalanta, che concluderà la giornata di campionato. Prima di immergerci in quello che sarà il prossimo tour de force della Fiorentina, perché tra 3 giorni andiamo a giocare a Genova nel recupero, purtroppo, che dovrà avvenire causa ovviamente la tragedia del Ponte Morandi. Si rigiocherà questa partita alle ore 19. C'è stato un po' un battibecco tra tifoseria e soprattutto sui cittadini che vedevano nelle orario delle ore 17 a Genova un problema proprio logistico, e quindi si è spostato, nonostante comunque domani si vada a giocare la Champions League, ricordiamolo, alla ripresa di questa competizione, martedì e mercoledì anche le italiane che scenderanno in campo. Non si poteva giocare, diciamo, in concomitanza della Champions, però si è deciso poi di poter giocare alle ore 19, quindi a Genova. Vado con un messaggio, insomma, di beneficenza. Abbiamo in sovraimpressione 2 locandine che adesso facciamo vedere grazie al nostro Giovanni Testa, regista di Toscana TV. Save the Date, praticamente questa si parla della fondazione per l'infanzia Ronald McDonald. Il 26 di settembre 2018, quindi prossimo, ci sarà un porte aperte a casa Ronald Firenze dalle 11 alle 18 in via Taddeo Alderotti 95, la fondazione appunto per l'infanzia Ronald McDonald, che fa capo ovviamente a quella italiana, aprirà insomma le porte della sua casa per mostrare da vicino in che cosa consiste il lavoro che fanno sulle famiglie che vengono ospitate proprio purtroppo a Firenze, causa ovviamente problemi molto gravi dei loro bambini. Oltre naturalmente ad esserci poi più avanti nella giornata di venerdì 12 ottobre 2018, che avevo il piacere di andare a presentare a favore sempre di casa Ronald McDonald, ci sarà questa serata di beneficenza. Ovviamente lo scopo è raccogliere fondi per la casa Ronald McDonald. Ci saranno tante istituzioni, tanti ospiti e soprattutto voi che potrete dare una mano appunto a casa Ronald McDonald. Sovraimpressione, vedete tutti i numeri di telefono per poter partecipare in questa bellissima location del Westin Excelsior in piazza Ogni Santi. Quindi dalle ore 18 alle 19 ci sarà questa bella visita guidata alla chiesa di San Salvatore in Ognissanti, al cenacolo di Ognissanti, quindi insomma
una cosa molto caratteristica, e poi si parte dalle 19:15 con l'aperitivo e la cena. Ovviamente chiamate casa Ronald McDonald e riservate il vostro posto, è per una bellissima causa, quindi ci tengo particolarmente, insomma, alla mia amica Clara che insomma mi ha reso partecipe e mi ha aperto gli occhi su questa bellissima realtà. Bene, noi andiamo avanti invece con casa Viola, perché adesso è il momento di capire quello che farà la Fiorentina da qui ad ottobre, perché è vero Gabriele, abbiamo un tour de force mica da poco. Sì, esatto, la Fiorentina adesso affronterà mercoledì la Sampdoria nel recupero che è stato assegnato in questa settimana. Il Milan è dovuto slittare ad ottobre per via dell'Europa League, e ci sono state anche molte polemiche attorno a questo recupero, perché l'orario è stato spostato diverse volte e la partita non poteva essere disputata per l'orario classico, certo, di cena. Certo, l'abbiamo detto, e però esatto, abbiamo anche 20:30. Poi non soltanto la abbiamo, Samp, esatto, ma andiamo abbiamo la domenica dopo a Firenze, anzi il sabato più precisamente, sì. Arriverà alla Spalla, alle 6, esatto, dell'ex tecnico della Primavera Maurizio Semplici, mercoledì dopo la Fiorentina andrà a San Siro e giocherà quindi contro l'Inter, che quest'oggi martedì. Il martedì 25 settembre. E la domenica successiva, se non sbaglio, dovrebbe arrivare a Firenze l'Atalanta, esatto. Sì. E questo per quindi quanto concerne settembre, un vero e proprio tour de force per la Fiorentina. Poi abbiamo ottobre con Lazio, Cagliari e Torino. Diciamo che la Fiorentina non si ferma, insomma, avrà nei mesi di settembre, sarà impegnata ben 5 volte in 15 giorni, di cui 3 lontane dal Franchi. Se poi ci andiamo anche ad aggiungere, come dicevamo, le gare di ottobre, la Fiorentina giocherà 8 volte in poco più di 40 giorni, senza dimenticare che ad ottobre il campionato sarà fermo dall'8 al 21 per gli impegni delle nazionali, e che in questi 8 confronti soltanto 3 gare si giocheranno di domenica, mentre solo 2 volte Chiesa e compagni scenderanno in campo alle 15. Si stravolge tutto, come sempre, Alberto. Si stravolge tutto. Il campionato comunque è partito un po' a sorpresa, nel senso che le squadre che dovevano essere l'anti-Juve lasciano un po' a desiderare. Parlo dell'Inter, la Roma. C'è un anti-Juve, la domanda che si fanno tutti. Io vedo sempre il Napoli, una squadra che può dar fastidio alla Juve. Poteva essere l'Inter, che è partita un po' così, un po' disgraziata, però... Sai, il campionato è ancora lungo, però è strano, quindi per dire, c'è un tour de force importante la Fiorentina, però per come ho visto a questo inizio io credo che l'anti-Juve non esista. Ahimè. Sì, però dai, non ci buttiamo, ci deve essere, dai, se no. Facciamoci forza. L'ha detto anche Totti l'altro giorno. Adesso che inizia la Champions, vedremo davvero se c'è un anti-Juve, perché chiaramente la Champions influisce su tutte le rivali della Juve, ma anche sulla Juve stessa, che credo che quest'anno abbia fatto la squadra per vincere proprio la Champions. E quindi vedremo le scelte, anche se la squadra, insomma, la rosa è enorme, diciamo, però diciamo che le scelte sulla Champions potrebbero far perdere qualche punto alla Juventus. Può essere l'unica speranza, altrimenti... Insomma, senza perché Champions, vediamo la Juve... un po' tutte inciampare anche la, sì, Roma, no, insomma, una pretendente. È un campionato, no? Ma... dal Chievo. È un campionato che presenta, come dire, delle anomalie rispetto a quella che è la logica, sì, naturale. Ecco, proprio alla luce di questo, io vorrei che la Fiorentina, che è inserita in quel gruppetto di squadre fra cui c'è anche la Sampdoria e il Torino, che dovrebbe lottare per il famoso settimo posto. Viola potrebbero racquantare il Napoli, però, ricordiamolo, a quota 9, se mercoledì però vincessero la gara. Se per caso le squadre che stanno sopra dovessero fallire, dovessero toppare, come è successo negli ultimi anni con le milanesi, certo, per esempio, certo, allora sarebbe veramente un peccato di Dio non sfruttare i passi falsi degli altri. Vediamo. Però io credo che sarà fondamentale questo periodo di 5-6 partite dove ci sono squadre di livello e squadre un pochino meno di livello, che però vanno prese... Io sono più preoccupato. Se uno sottovaluta la SPAL, per esempio, esatto, rischia di rimettere... Sono più preoccupato per questo. Però voglio dire, queste 5-6 partite, abbiamo detto fino ad ora che non si può dare un giudizio, no, su quello che è avvenuto, nel bene e nel male.
Dopo queste 5-6 partite, secondo me, ricordiamo qualche cosa si può fare. Samp, Spal, Atalanta, Lazio, Cagliari e Torino. Queste sono le gare che affronteremo da qui ad ottobre. Si farà trovare preparata la Fiorentina? Fateci sapere la vostra, scriveteci. Adesso monitorerà Gabriele anche i nostri social su Casa Viola, su Toscana TV, per vedere le vostre domande e risposte. E anche naturalmente su Galdiolo, fateci sapere se avete individuato i gol. Grazie al nostro Stefano Borgi per il fotoquizzone del Museo della Fiorentina. Allora, parlavamo delle partite in casa, perché presenza costante, che lo è. Anche lo è stato in questa prima parte di campionato, Andrea Della Valle, che ha detto: non mancherò a nessuna delle partite in casa. Ci andiamo ad ascoltare proprio le dichiarazioni da San Severino, dove c'è stata la presentazione della scuola costruita grazie ai soldi della famiglia Della Valle e della Fiorentina, quindi un grandissimo gesto ancora per le Marche da parte della famiglia Della Valle. E nel contempo Andrea Della Valle si è soffermato con i giornalisti a parlare anche di Viola. Ascoltiamo. In quel momento abbiamo iniziato bene, vincere le prime due partite sapete quanto è importante per lo stimolo, per l'umore, ma anche per la stessa città, no? La squadra più giovane d'Italia, ormai non dobbiamo neanche più dirlo, no? E con coraggio adesso dobbiamo continuare questo percorso che il mister già da quest'estate aveva, il primo che ci credeva, forse più anche di tutti noi, perché li ha voluti, come possiamo dire, sono tutti ragazzi scelti insieme, ma soprattutto anche molte sue indicazioni. E adesso è presto ancora, però sai, abbiamo adesso un ciclo molto, molto impegnativo, questo sì, e dobbiamo crescere, magari quando ci saranno dei momenti magari non belli. L'importante è essere, come vi dico sempre io, tutti uniti, no? Cosa ha detto ieri? Essere così. Presidente, no, li ho salutati perché poi devo partire qualche giorno per il mio ennesimo viaggio di lavoro, ma io ho detto le solite cose. A parte, io ho dato un bentornato a tutti, mancavano poi gli argentini. Ho detto tutti questi nazionali, ho detto anche al mister, è bello, bello sì, ma poi si ritorna sempre, si ha sempre l'ansia. Che fortunatamente, diciamo, non abbiamo avuto problemi con il ritorno, ma quando ne hai 13 o 14 mi risulta, no? Sei sempre lì. Perché sono partiti, non ha risposto che era fortunato. Ma li ho visti, li ho visti motivati, li ho visti sereni anche in allenamento, veramente un ambiente, sa quanti anni che viviamo, no, insieme questa esperienza, no? Questi ormai sono 16 anni, ma questo gruppo qui veramente è di grandissima qualità. Saranno che sono giovani, quindi i giovani hanno tanta fame, hanno fame di arrivare, di confermarsi, quindi personalmente sono molto orgoglioso di questo gruppo, che mi ha costruito poi il nostro direttore. Secondo lei, con questo gruppo, continuare a parlare di asticelle, poi vedo anche, poi spesso sono anche frainteso, no? Ma i ragazzi credono, di soprattutto il primo obiettivo è quello veramente di rendere tutto il popolo viola orgoglioso di questo gruppo, no? E quindi significa, con un bel gioco, far divertire tutti i nostri tifosi. E poi gli obiettivi ci sono, ma magari forse meglio che ce li teniamo per noi, no? Lo sapete, cerchiamo sempre di provare a raggiungere qualche obiettivo importante. E qualche volta ce la fai, qualche volta no, però insomma, le cose che ci siamo detti quest'estate sono sempre quelle, no? La squadra ha qualità, facciamola crescere ancora un po'. In questi mesi la vedremo sempre di più. E, insomma, prima di darci degli obiettivi ben precisi. Sei contento di Piazza, perché praticamente non avevi più parlato da qua, era una tua speranza, sì, che poi diventata realtà, no? Era veramente un nostro obiettivo di quest'estate, no? I ragazzi mi dicono che già non l'ho vista le partite, ma ha fatto buoni 80 minuti sulle gambe, quindi anche lui credo che non è ancora al 100%, ma ci. E questo Andrea Della Valle da San Severino, dove si è costruita la nuova scuola elementare della città dopo naturalmente purtroppo le vicende del terremoto. Andrea Della Valle, che è diventata presenza costante qui a Firenze, lo abbiamo visto nella partita di Champions delle donne, in questa sua sorpresa si è recato negli spogliatoi per dare un buon augurio per la Champions League alle donne della Fiorentina, che hanno vinto contro lo Fortuna Yoring in Champions League nell'andata dei
dei sedicesimi e si è presentato nello spogliatoio, gli ha dato la carica e poi ancora è stato presente contro Chieve Udinese e tornerà, come ha detto, ogni volta qui in casa a vedere le partite. Allora, le parole più importanti, Alberto Malusci. Innanzitutto su quello che è il tifo, lui parla di una minoranza, no? Di tifoseria che dice in questo momento tutto si è quietato, però potrebbe essere che nel momento in cui perdiamo due volte tutto ciò si possa riproporre. Io dice ho sempre messo, sempre fatto il tutto e per tutto per questa società, qualcuno se intende contestarmi però dovrà mettersi la mano sulla coscienza perché io ho dato... do tutto per la Fiorentina. Allora, lui ha fatto un gran bel gesto nel costruire questa scuola. Adesso, siccome si è creato una bella chimica, no, all'interno dello spogliatoio tra l'allenatore, i calciatori e tifoseria, ci vorrebbe in questo momento qui un chiarimento tra loro per non far scemare questo, appunto, questo amore, questa energia che c'è tra il gruppo, no? Perché vedo che c'è entusiasmo, vedo che c'è voglia, certo, di far bene e ho paura che questo discorso di certa tifoseria e il presidente possa essere una chiave negativa per l'ambiente. Lui ha detto l'ambiente. Che dell'incontro di cui tanto si è parlato tra tifoseria e proprio Andrea Della Valle non ne sapeva niente, ma che sicuramente ci tornerà. Io credo che sopra. La cosa importante sia questa, perché la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina non hanno digerito il discorso del settimo posto, no? Sì. Che poi si poteva girare in tanti altri modi. Cioè la Fiorentina, il fiorentino è lì ambizioso, c'è poco da fare, quindi non è che si deve fare tanti giri di parole. Quest'anno a maggior ragione, che è un campionato un po' particolare, dove appunto si può pensare, una squadra giovane e tutto, che si può fare? Viviamo la giornata, viviamo, si può vincere il campionato, si può arrivare in Champions League, si può andare in Europa. Però una squadra giovane dove i giovani ti possono sorprendere sempre e quindi questo dico. E proprio di giovani, caro Alberto, ha parlato Andrea Della Valle su Piazza, su Chiesa e attenzione perché Andrea Della Valle ha detto abbiamo respinto in estate, è stata veramente dura respingere le avanze dei club per Chiesa e attenzione perché abbiamo una notizia quest'oggi, vero Michel, perché si parla di Chiesa al Chelsea, quindi in Inghilterra, dove, come dicevi te, erano presenti nel weekend credo siano due cose ben distinte. Noi ci facciamo un po' un cruciverba, però non naturalmente la proprietà non vorrà cedere Chiesa, però c'è questo rumors, non cambiate canale perché tra pochissimo vi daremo tutti gli aggiornamenti su questa notizia, 1-1 sempre al Sant'Elia tra Cagliari e Milan, con il Milan che cerca naturalmente il risultato. A tra poco. Milano Piante in via di Scandicci 265 a Firenze è l'esempio di un perfetto connubio tra tecniche tradizionali e conoscenze innovative in campo agrotecnico. Inoltre il personale altamente qualificato vi condurrà all'interno della nostra filiale di Firenze, dove troverete non solo piante e fiori, ma anche un centro cinofilo per pensionamento e addestramento cani, parco giochi per bambini e un lago con spazio uccelli acquatici. Milano Piante, organizza i tuoi momenti di relax. Chi siamo così? Siamo toscani. Mangiare bene ci sta a cuore. E anche le nostre mucche. Abbiamo a cuore la qualità. Non siamo maniacali, Facciamo solo 500.000 controlli l'anno! E abbiamo a cuore l'ambiente. Sì, a confezioni prevalentemente da fonti rinnovabili e naturali. Mucchi. Abbiamo a cuore.
Non hai ancora acquistato i libri per la scuola? Vieni a comprare libri nuovi ed usati in Via Laura. Vendi i libri che non usi più, te li paghiamo in contanti. E da quest'anno anche i libri delle elementari. Comprare libri usati è una scelta ecologica. Accettiamo il bonus cultura e il buono docente. Disponibile anche un ampio reparto cancelleria con tutte le marche a prezzi scontati. Visita il nostro sito e scarica la lista della tua scuola. Librerie Via Laura ti aspettano a Firenze e Pistoia. Eccoci tornati in diretta con Casa Viola, le 22:18, ultimo blocco, rush finale, dove ci concentriamo anche su quello che è il mercato della Fiorentina, perché come sapete il mercato non finisce ormai, ormai è naturalmente un mercato che vige tutto l'anno, dalle due sessioni, dall'invernale all'estivo, e andiamo da Gabriele Taverni perché abbiamo questa indescrizione che vede, insomma, Chiesa molto tentato, non Chiesa ma comunque il Chelsea, che sarebbe molto tentato e allettato all'idea di avere Sarri, di avere Chiesa nella sua squadra. Sì, si parla molto del futuro di Federico Chiesa e effettivamente Sarri lo voleva a Napoli e così la sua idea è rimasta tale. Infatti oggi è uscita questa indiscrezione sul fatto che dall'Inghilterra che Sarri appunto è innamorato, perso di Federico Chiesa e lo vorrebbe tra le sue fila. Ma non solo, perché anche Simeone ha diverse voci di mercato attorno a sé. Si è parlato addirittura del Barcellona, così come dell'Atletico Madrid. Inoltre in settimana c'è stata un'indiscrezione ti molto interessante. Ti blocco su un attimo perché sta succedendo qualcosa, vero Tommaso, al Sant'Elia? No, è un fallo abbastanza brutto. Un fallaccio. Che sì, su Barella. Si è scatenata una piccola, diciamo, rappresaglia. Sì, ora bene. Però tutto a posto, tutto fermo. Bene, continua pure Gabriele. Sì, in settimana c'è stata un'indiscrezione molto interessante sul fronte di Gerson, perché ci sono state molte polemiche anche da parte dei tifosi della Fiorentina, che hanno reputato questa un'operazione tra virgolette di serie B. In realtà, secondo queste indiscrezioni, Pantaleo Corvino ha provato ad acquistare Gerson con il diritto di riscatto, però la Roma aveva messo un veto su questa cosa, o prestito secco o niente. Quindi Pantaleo Corvino ha accettato ovviamente il prestito secco, però c'è un'opzione per cui le due società potrebbero tornare a parlare nei prossimi mesi anche di un eventuale riscatto. Benissimo, abbiamo anche la situazione rinnovi da monitorare, perché insomma i nostri giocatori sono veramente sulla bocca di tutti i grandi club. Sì. Veretù e Biraghi insomma stanno facendo veramente molto bene, vorrebbero strapparceli, vero? Sì, okay. Sì, esatto, perché comunque sia, anche se questi giocatori hanno contratti molto lunghi, magari molte altre società sarebbero pronte a offrirgli ingaggi raddoppiati rispetto a quanto guadagnano a Firenze. Quindi molto probabilmente i due direttori della Fiorentina, Corvino e Freitas, nei prossimi mesi andranno alla ricerca di provare comunque sia a trattenere questi giocatori anche con aumenti degli ingaggi, insomma. Ecco Alberto, si parlava della clausola di Federico Chiesa, no? Che pare ci sia insomma una certa indiscrezione su questo, inerentemente a quella che è la situazione Europa, cioè la Fiorentina quest'anno lotta ovviamente per tornare in Europa League, e molto insomma del futuro di questa società e soprattutto di Federico Chiesa viene naturalmente monitorato su questo. Io ho sempre detto qui che mi metto a tavolino con Chiesa per parlare di soldi importanti, è anche vero che non sarà facile trattenerlo a lungo, anche se è gestito da una persona intelligente, quale il suo babbo, che sarà, come si dice, lo consiglierà nel modo migliore. Però quando c'è questo interesse da queste grandi squadre, insomma, non sarà facile. E credo, insomma, che lui si deve affermare qui a Firenze il più a lungo possibile. Spero che magari un domani la Fiorentina possa fare un pensiero per fare una squadra proprio attorno a lui. E ha parlato anche Andrea Della Valle. Volevo aggiungere, Lucia, una cosa a proposito di quello che diceva Alberto, cioè il fatto che anche Andrea Della Valle ha evidenziato questa cosa di poter costruire un giorno anche magari una squadra attorno a Federico Chiesa, e chiaramente gli è stato chiesto anche un paragone su Chiesa e eventualmente come Antognoni, però chiaramente Della Valle
ha detto di andarci molto piano su questo punto, perché e le chiaramente vediamo il calcio su Fiorentina News proprio le dichiarazioni di Andrea Della Valle. Grazie per questa precisazione, Gabriele. E naturalmente dobbiamo, ci spostiamo, parlando di Andrea Della Valle, anche sulle novità inerentemente allo stadio, perché la variante al piano urbanistico esecutivo di Castello entro il mese di settembre sarà approvata definitivamente dalla giunta del comune di Firenze, quindi ovviamente si cercherà entro il 31 dicembre 2018 di andare, cioè affinché la Fiorentina rispetti quelli che sono i termini per integrare in ogni sua parte il progetto definitivo del nuovo stadio e cittadella. A fronte di questo c'è anche un'indescrizione curiosa, vero Gabriele? Perché si parla di l'Emiro che sbarca ufficialmente a Firenze in Toscana, e qui si è creato un caso. Che cosa è successo? Sì, esatto, Gabriele? Esatto, c'è stato questa notizia dell'Emiro che sembra dovrebbe acquistare appunto gli stabilimenti degli aeroporti di Pisa e di Firenze, quindi c'è stato un tantam di notizie, quindi i tifosi hanno iniziato a sognare su questa cosa, ecco. dell'Emiro. Michelle, l'Emiro a Firenze, si compra la Fiorentina? Che ne pensi? Se ne parla tanto di Emirati Arabi, cinesi, insomma ormai va di moda, no? Sì, ma ci teniamo stretti della valle. Mi sembra che si sia molto lontani dalla realtà. Intanto Lucia è finita la partita, ecco, Cagliari-Milan si è conclusa 1-1, quindi la partita tra Cagliari e Milan, quindi non sono riusciti a raggiungere il risultato, il bottino pieno. E Tommaso, strano, avremmo il gol all'ultimo secondo del Milan. Avremmo scommesso per il gol all'ultimo, vero? No, una cosa su Della Valle, no? Cioè, al di là di quello che dice, che giustamente in molti hanno sottolineato, non ha detto niente di particolare, però la cosa importante è che sia tornato a fare il presidente, secondo me, no? Perché abbiamo vissuto prima l'anno scorso, prima della morte di Astori, anche un po' dopo, però un periodo, diciamo, di vacanza, nel senso che non c'era un presidente, nessuno della proprietà diceva più niente della Fiorentina. Adesso che di Della Valle, in particolare Andrea, tornino a parlare, a fare della Fiorentina, a interessarsi, ad esserci, a essere presenti, perché poi nel calcio è semplice, cioè una squadra come la Fiorentina, non una grandissima dimensione, però la presenza del padrone, secondo me, si sente e si fa sentire, al di là della prestazione di Napoli. Però ecco, la presenza è importante, e che Della Valle sia tornato a fare questo, ecco, mi sembra la cosa fondamentale, la notizia vera. Poi il resto c'è una frase dice, però, che è passata un po' sotto traccia. Sì, te l'hai ascoltato meglio di me. Io che ha detto Michelle quando lui dice io ho fatto il massimo. Sì, in questa per è una frase che magari la famiglia Della Valle si sente questa di poter è fare, una frase ecco, che si presta a molte interpretazioni. A molte interpretazioni. Ma infatti l'ho però detto, se l'italiano non ha un'opinione, io ho fatto il massimo vuol dire che di più non si può fare. Ecco, io vado da Gabriele perché sicuramente ha fatto il suo da presidente nella partita contro le donne. Facciamo il punto, perché la Fiorentina e le donne, noi attendiamo l'Europa League per la squadra di Pioli, ma c'è già chi calca i palcoscenici della Champions, vero Gabriele? Sì, esatto, la Fiorentina Women's ha vinto 2-0 contro il Fortuna, avversario che tra l'altro ha incontrato anche lo scorso anno. 2-0, quindi nell'andata dei sedicesimi di finale, quindi il risultato finale, quindi il passaggio del turno potrebbe essere abbastanza agevole a questo punto, dato che le viola sono in vantaggio di due gol, e le reti le ha segnate entrambe Ilaria Mauro. Sì, ma esatto. Infatti ci manca un vice Simeone, no? Mettiamoci la mano. Esatto. Io ero allo stadio, eravamo insieme. Sì. È veramente forte questa ragazza. Forte, è veramente forte. Forte da un centravanti proprio coi fiocchi. Come la Morace? Diversa, cioè lei è più di protezione del pallone, la Morace era più estrosa, però insomma farebbe veramente comodo come caratteristiche. E Gabriele, Fiorentina, non soltanto perché domani ci sarà la primavera, come ricordavamo, che è al via con il campionato, nella giornata di domani contro il Chievo, giusto? Sì, esatto, la primavera di Bigica ha subito una forte rivoluzione quest'estate, con tanti giocatori portati anche in ritiro, ricordiamo Montiel fra tutti, che ha impressionato per due settimane a Moena. E appunto, come dicevamo prima, la novità forse è soprattutto Vlahovic, che
viene aggregato alla primavera di Bijica, però questo molto probabilmente può darsi anche che sia stato fatto non proprio per una bocciatura di Pioli, ma anche per dare minuti a questo ragazzo che deve appunto avere qualche opportunità. Grazie a Gabriele Taverni. Allora, risposte del fotoquizzone, siete pronti? Eccoci. Allora, ricordiamolo, in onore di Giancarlo Galdiolo, del grande Papa. Esatto, che purtroppo ci anche ha lasciati, detto Badile, vero? Ci ha lasciati Badile. Settembre. La domanda era... Giancarlo Galdiolo ha disputato 229 partite in Serie A con la Fiorentina, vincendo una Coppa Italia e una Coppa di Lega Italo-Inglese nel 75. In campionato Galdiolo ha segnato 3 gol con la maglia viola, tutte realizzate all'allora Stadio Comunale di Firenze. La domanda è questa: di questi 3 gol sapete dirmene almeno 2? Abbiamo detto con Michel solo uno. Ecco, qual è? Alla Juve, 1-1. Sì, 1-1. Esatto, gol di pareggio di Galdiolo. No, Boninsegna e Galdiolo. Perfetto. Eccolo qua. Però ci fermiamo qua. Io mi ricordo una cosa decisiva di Galdiolo a Pescara, una punizione che diciamo un po' ciabattata, ecco, però sulla quale bellissimo, si è avventato bellissimo. Poi Sella, che ha segnato un 2-1 pesantissimo per la salvezza della Fiorentina a Pescara, ma non era gol diretto di Galdiolo, anche se insomma l'aveva Alberto non si lui. Ricorda, ve li dico io, non li ricordate altri. Okay. Dacci un suggerimento. Allora era un Fiorentina-Napoli. Sì. E allora ha fatto Galdiolo al 75esimo, era il 77, va bene? Ecco, no, e poi ancora, invece con un'altra squadra, un'altra big. L'Inter? No, no, niente. Nel 78, il 10 dicembre, giallorossi. Quindi Roma. La Roma, 2 sono stati i gol della Fiorentina, di cui uno ovviamente di Galdiolo e l'altro. Nel 78, il 10 dicembre. Potrebbe essere Sella all'ottantesimo. Bene, noi ringraziamo Stefano Borgi al Museo della Fiorentina ovviamente per i fotoquizzoni che ci accompagneranno in ogni domenica, e siamo arrivati a conclusione. Abbiamo fatto un po' il punto di questa giornata di campionato, di questa Serie A che vede appunto la Fiorentina perdere purtroppo al San Paolo nella sua prima sconfitta del campionato. Ci troveremo ovviamente in settimana nel disputare la partita contro la Sampdoria mercoledì alle ore 19 e poi ancora sabato alle ore 18 al Franchi contro la Spalla di Leonardo Semplici. Noi ci ritroveremo domenica quindi per andare a commentare ben 2 partite di questo Tour de Force che inanellerà la Fiorentina da qui ad ottobre. Non perdetevi una puntata perché avremo veramente tante cose da dire. Ringrazio Alberto Malucci. Grazie a te, grazie a voi. Ti ritroveremo quanto prima. Ringrazio Michel Isler. Grazie ai telespettatori, a te. Grazie a te, grazie a Tommaso grazie, Borghini, al Brivido Sportivo che ci coaudiva, insieme a Gabriele Taverni, grazie che a te, naturalmente Lucia, sarà con noi in studio, e lo ringrazio per il lavoro di redazione insieme a fiorentinanews.com. Grazie a Toscana TV, alla nostra regia e ai nostri tecnici, e soprattutto grazie a voi che ci seguite sempre con tanto affetto. A domenica.